Shaquille Rashawn O'Neal, figlio di Lucille e Joe Toney, da Newark. Il padre biologico non si curò di me. Sì, perché Joe venne arrestato dopo poco e spedito in prigione in Kentucky. Il vero padre di Shaq fu Philip Harrison, il sergente di nome e di fatto, declassato dall'esercito degli Stati Uniti per i suoi metodi troppo duri con le reclute. Shaq cresce, a suon di cinghiate e in un regime di disciplina militare. Ma il DNA è quello di Joe, chiaramente. È un personaggio già da piccolo, quando appassionato di breakdance, veniva spesso punito dal sergente Phil per la sua tendenza a non fare il serio. Mettiamola così. A 13 anni è già 1,95, goffo, estremamente goffo, tanto che fino alla high school subì solo umiliazioni. Tra le difficoltà di coordinazione e qualche problema di troppo alle ginocchia, il giovane Shaq diventa lo zimbello di molti, che vedono in lui poco più che una mascotte. La sua prima schiacciata, nonostante l'altezza, la fece al liceo. Non ci aveva mai provato in partita per paura di sbagliare. Verso la fine del match, gli avversari, in svantaggio, avevano iniziato a pressare a tutto campo e a Shaq arrivò la palla mentre si trovava nel cerchio di centrocampo. Decise quindi di andare fino in fondo, ma provò a concludere con un terzo tempo prendendo il ferro dietro e sbagliò. Il sergente, che era in tribuna, scese infuriato in campo, approfittando del timeout chiamato dagli avversari, lo portò in un corridoio e gli chiese cosa diavolo fosse quel sottomano. Quando Shaq rispose che voleva imitare Dr. J, il sergente mandò a quel paese lui, Julius Erving, e gli disse di tornare dentro e di schiacciare. Shaq, ubbidì. Da lì in poi, most dominant ever, senza alcun minimo dubbio. Alla high school vinse 68 partite su 69. Già la sua scelta di LSU ha del leggendario. Shaq era conteso tra molte università. Tra le altre visitò anche Louisiana State, che non era tra le più accreditate. Visto l'ottimo rapporto con coach Dale Brown, Shaq rimase sorpreso quando gli disse che non gli garantiva il posto da titolare, avendo già in squadra tale Stanley Roberts. Poi però lo portò ad una partitella della squadra di football, dove ad un tratto un faro enorme fu puntato su di lui e lo speaker gridò alla folla di spettatori di esultare se volevano che Shaquille O'Neal scegliesse LSU. Ovviamente la folla impazzì e Shaq decise per LSU. Avete presente He Got Game e la scena di reclutamento al college? Beh, andò più o meno così e si parla di Shaq, non di Jesus Shuttleworth. Sapete già il finale. Ad LSU, dopo due anni da 27,6 di media, quasi 15 rimbalzi e 5 stoppate a partita, si dichiara eleggibile per il draft. Le premesse erano le seguenti. È la fusione tra Patrick Ewing e Karl Malone. È una montagna di muscoli indifendibile. Ed è proprio in quell'anno che si rifà vivo il padre naturale a cui Shaq chiuse per l'ennesima volta il telefono e la porta in faccia. Dopo tre partite tra i pro, segna 35 punti. Alla quarta partita, 31 punti e 21 rimbalzi. L'estate lavora con Kareem Abdul-Jabbar e Bill Walton per migliorare la tecnica in post e la visione di gioco. Il ragazzo assimila. Walton dirà, se questo ragazzo riesce a controllare se stesso e la sua forza, può diventare il migliore di tutti. Direi che ci siamo. Rookie dell'anno, a 23,4 punti di media, 14 rimbalzi e 3 stoppate e mezzo a partita. Più diversi canestri in giro per gli Stati Uniti, letteralmente devastati dalla sua potenza. Inizia a diventare un'icona, non solo del basket a stelle e strisce, ma anche fuori dal campo. Oltre al contratto da rookie in NBA, firmò accordi commerciali con più o meno mezzo mondo. Lo volevano tutti. Dopo il draft, Shaq fu immediatamente conteso da molte multinazionali come testimonial. Ad un incontro con i dirigenti della Nike, gruppo che non gradiva particolarmente, si presentò indossando una felpa della Reebok, società per la quale aveva già deciso di firmare. Uno dei motivi per cui Shaq vi dirà che Phil Harrison è stato la figura più importante della sua vita fu anche per la capacità di insegnargli a gestire tutta questa notorietà. L'importante non è avere soldi, ma essere educati al fine di mantenerli. Nel frattempo, ogni tentativo di avvicinarlo da parte del padre biologico veniva rispedito poco cortesemente al mittente. Gli anni ad Orlando furono statisticamente devastanti. Lui e Penny Hardaway erano la coppia di giocatori showman contrapposta alla coppia Pippen Jordan dei Chicago Bulls.
Due filosofie diverse, due modi di stare al mondo agli antipodi, ma la vera svolta avvenne col trasferimento ai Lakers. Nel 1996 Jerry West, visionario all'epoca e visionario tutt'oggi, lo porta ad Hollywood, dove Shaq può finalmente esprimersi in tutto il suo essere Shaq. In campo è il centro più dominante di sempre. Tra il 2000 e il 2003 fu totalmente immarcabile, 3 titoli e 3 MVP delle finals consecutivi. Bill Russell dirà, bene, dicono che io sia il più grande centro difensivo della storia. Contro questo Shaquille non avrei speranze. Zero. E se lo dice lui. Potenza fisica, movimenti imposti immarcabili e discrete manine. Poi quel piccolo effetto collaterale che erano i tiri liberi, ma come diceva sempre lui, quando conta, io li metto. La fine del suo dominio e del dominio dei Lakers la si deve alla faida che tutti conosciamo con Kobe Bryant e della sua proverbiale poca voglia di fare fatica, almeno dopo il primo titolo. Shaq va a Miami, dove vincerà un altro titolo, anche se non da protagonista e dall'ombra di un divino Dwayne Wade. Terminerà poi la carriera tra Suns, Cavaliers e Boston Celtics, prima di ritirarsi dalla vita sportiva e buttarsi anima e corpaccione nello showbiz, la sua vera natura. Storico l'aneddoto raccontato ai tempi di Boston. Avendo una certa età, doveva fare molto riscaldamento prima delle partite, mantenendo i muscoli sempre in movimento. Durante un discorso prepartita di coach Doc Rivers, si mise a cercare dei pesi da sollevare, ma non ne trovò. Di conseguenza si mise ad usare l'assistente allenatore Mike Longobardi come peso. Garnett, e dico Kevin Garnett, abbassò la testa per non ridere. Rivers cercò in tutti i modi di restare serio, ma alla fine tutta la squadra scoppiò a ridere, mentre Shaq continuava a fare sollevamenti. Il personaggio Shaq meriterebbe un capitolo a parte. Sono tantissimi gli aneddoti nella vita del grande Aristotele che varrebbe la pena di elencare, ma ne citerò solamente alcuni. All'università Shaq era costretto a gestire i soldi in maniera morigerata, visto lo stretto controllo dell'NCAA, ma adorava far finta di averne a bizzeffe. Una volta si fece consegnare una borsa di studio da $2,500 in 5 pezzi da 100 e il resto in pezzi da 1, e andò in giro a sventolare le mazzette di banconote con i pezzi da 100 all'estremità. Poco prima del draft del 1992, Shaq firmò un contratto di sponsorizzazione milionario. Riuscì a spendere tutti quei soldi in 2 giorni, prima ripagando debiti arretrati dei suoi genitori, poi comprandosi un macchinone della Mercedes. Quando il sergente lo vide arrivare a casa, chiese dove fosse la sua auto. Allora Shaq tornò dal concessionario e ne comprò una per il sergente e una terza per sua madre, che giustamente non poteva rimanere l'unica in casa senza Mercedes. Dopo però decise di assumere un commercialista, perché era già in rosso, di $25,000. Shaq ha pubblicato diversi album in cui si è cimentato come rapper. Il primo, Shaq Diesel, ha venduto più di 1 milione di copie e in alcuni brani si burlava di Greg Anthony, Sean Kemp e Larry Johnson. In Shaq Fu, The Return, del 1994, è presente il brano Biological Didn't Bother, che scrisse quando seppe che suo padre biologico, James Toney, si era rivolto ad uno show televisivo affinché Shaq riprendesse i contatti con lui. Ad Orlando aprì una catena di lavanderia a gettoni e riempì 3 botti di monetine perché gli piaceva vedere fisicamente i propri soldi. Quando il suo commercialista lo scoprì si incazzò tantissimo e dovettero andare a depositare in banca $250,000 in monetine. Durante le finals contro i Rockets, ad un certo punto Shaq mollò un pugno nello stomaco ad Olajuwon. Quello gli rispose bel colpo e nell'azione seguente lo ubriacò di finte. Segnò in fadeaway e tornando in difesa gli disse che doveva colpirlo più forte. Shaq rimase senza parole e senza anello. Una volta Shaq si vide negato dai Clippers la richiesta di 12 biglietti omaggio per la partita che avrebbe giocato contro di loro la sera del suo compleanno. Contrariato, stampò in faccia al fu Donald Sterling 61 punti e 23 rimbalzi, dopodiché gridò ad uno dei loro dirigenti di non dirgli mai più di no quando chiedeva dei biglietti. Shaquille O'Neal, giocatore di basket, attore, rapper, DJ, wrestler, poliziotto, presentatore, showman, breakdancer e, dal 2016, Hall of Famer. Grazie di esistere. Hall of Famer 2016, Shaquille Rashawn O'Neal.